quelli che sono anche un po' le attività della regione. Ecco, ci occupiamo di tante cose, agricoltura, sanità, va bene. Ora intanto volevo sicuramente dire che questo è un luogo che è sempre stato un riferimento per quest'area, questa zona di Teramo, questo quartiere, ma non solo per il quartiere, quindi il quartiere San Berardo e la facciata del quartiere. Quello che vi voglio dire adesso e che sento come un argomento molto attuale è quello del nostro cibo, di quello che noi mangiamo tutti i giorni. In questo periodo esiste un'iniziativa, un disagio che stanno mostrando i nostri agricoltori. I nostri agricoltori in questo periodo stanno manifestando perché esiste da parte dell'Unione Europea, esistono una serie di iniziative che, con l'intenzione forse di tutelare l'ambiente, stanno criminalizzando il mondo dell'agricoltura. Per cui ci tengo, siccome abbiamo a che fare con quello che stiamo mangiando, ci tengo a sottolineare il fatto che l'agricoltura adesso è in grandissima difficoltà, e c'è una difficoltà a che continui ad essere come è sempre stata, che ci possa dare i prodotti, soprattutto nella nostra realtà regionale e nazionale. Quindi io mi sento adesso, mi viene naturalmente di essere vicino al mondo dell'agricoltura, anche se sembra fuori tema adesso, però stiamo mangiando del cibo. Sicuramente pretendiamo che il cibo sia buono, sia un cibo possibilmente del nostro territorio, quindi non sintetico, non legato magari ad altri aspetti come insetti. Sarà possibile, ma non ci appartiene, non appartiene alla nostra tradizione. Quindi il mio messaggio, oltre che a tutti quanti, a ringraziarvi per l'invito, ringrazio veramente per l'organizzazione e per essere presente, però una vicinanza a questo mondo che è la nostra storia, che è la nostra tradizione e che ci continua a dare la possibilità di avere un cibo sano. Quindi vicinanza al mondo agricolo e anche al fatto che adesso sono arrivati al punto di protestare in maniera così forte. Quindi non posso fare altro che chiederti anche a voi di sostenere questa iniziativa, che deve essere civile ma forte. Comunque grazie e un abbraccio a tutti, è bellissimo, mi sento veramente in famiglia, grazie tanto. Grazie mille.